Nei video precedenti vi abbiamo mostrato come creare un nuovo progetto all'interno di PhotoTouch. Oggi vi mostreremo come utilizzare e che cosa sono i tag. I tag non sono altro che degli attributi che potete aggiungere in qualsiasi momento, sia lato app sia lato web, alle vostre fotografie. A differenza dei livelli, per cui una fotografia può essere associata ad un solo livello, per quanto riguarda i tag, una fotografia può essere associata a nessuno, uno o più tag contemporaneamente. Se dovessimo creare un tag impianto elettrico e lo associassimo ad una o più fotografie, potremmo facilmente ritrovare queste fotografie indipendentemente dal livello, ovvero dal piano, in questo caso, nella quale sono state archiviate. Creare tag è facile. È necessario creare prima il gruppo di appartenenza dei tag al cui interno inseriremo i valori che andremo effettivamente ad utilizzare. Per creare un gruppo basta premere sul pulsante Definisci gruppi tag e aggiungere quindi il nome di un gruppo, per esempio impianto. Confermiamo e chiudiamo la schermata. Con questo pulsante andremo a definire i valori che conterrà quel gruppo. Quindi per il gruppo impianto potremmo aggiungere un tag che sarà composto da una sigla, un nome e, se vogliamo, un colore e un'icona. In questo caso vogliamo distinguere l'impianto elettrico . Confermiamo con la spunta verde e ne aggiungiamo un altro dall'impianto idraulico . Confermiamo con la spunta verde dall'impianto fotovoltaico . Così facendo, per una fotografia posso associare uno o più dei seguenti tag. Sarà quindi facilissimo ricercare le fotografie in base al tipo di tag.